Oh miei dei, aiutatemi, vi prego! Bentornati, ovetti, in questo episodio di Pokémon Rosso Fuoco! Ho dimenticato il Let's Go? Let's Go! Nello scorso episodio abbiamo catturato i tre uccelli leggendari, Articuno, Zapdos e Moltres. E in questo episodio ho fatto rifornimento, come ho detto. Adesso abbiamo 50 Ultra Ball e 50 Timer Ball. Potrebbero non bastarci. Abbiamo 17 repellenti max. Dovrebbero bastarci. E, prima di tutto, un avvertimento. Entrate qui solamente se avete un Pokémon di livello 58 o superiore. Altrimenti, il repellente non funziona. In ogni caso, è possibile entrare in quella grotta solamente dopo aver ottenuto il Pokédex nazionale. E teoricamente questa qui è un'allenatrice, ma non l'affronteremo oggi. Non l'affronteremo mai. Andiamo. Questa è la Grotta Celeste. Qui ci sono un sacco di Pokémon eccessivamente forti, se non troppo forti. Per farvi un esempio, c'è Magneson, c'è Parasect, che non sono così forti, ma ok. C'è Wobbuffet. Anche per questo la grotta è bloccata, se non dopo il Pokédex nazionale, grazie a Wobbuffet. Ci sono un sacco di Pokémon forti qui. Cioè, se non sbaglio, anche Kadabra, anche Machoke. Non ci sta Haunter. E tutti quanti gli strumenti che si possono trovare qui sono tutti quanti facoltativi. Tutto quello che sto facendo io adesso è tutto quanto facoltativo. L'ultima scala, la vera scala che dovete prendere è quella che si vede, che non si vede ma sta laggiù. Ok, ed è già finito il repellente. Però tanto per, se volete avere tutti quanti gli strumenti, ci sono anche due pepite, quindi niente male, dovete per forza avere spaccaroccia. Se non avete spaccaroccia... Già, inoltre Pokémon selvatici. Ecco qui Primeape, livello 61. Ve l'ho detto, ci sono Pokémon molto forti qui. Nel mio caso, dato che il Pokémon più forte che ho di livello almeno è appunto Tesla, inoltre dato che è il Pokémon più veloce, ho deciso di metterlo al primo posto, solamente per quel motivo. Io dovrei anche avere Velopur da qualche parte, però ce l'ho probabilmente nel PC. Quindi incontreremo un bel po' di Pokémon selvatici. Non che la cosa mi preoccupi, però... Allora, strumenti nascosti credo non ce ne siano qui. Non in questo labirinto. Allora, ripeto un'altra volta quello che ho già detto prima. Potete anche non fare quello che sto facendo io. Basta prendere l'ultima scala e arriverete al centro della grotta. Adesso, perché prima ho detto Wobbuffet? Non possiamo scappare perché c'è Pedinombra. Già. L'unico modo che abbiamo per scappare è la Pokebambola, che dovrei avere. Ne ho solamente una però. Ce l'ho ancora? L'ho tolta, vero? L'ho tolta. Bene. Non posso neanche cambiare Pokémon. L'unica cosa che posso provare a fare è sconfiggere Wobbuffet, che dà comunque un po' di punti esperienza, quindi non è male. E tentenna, fortunatamente. Allora, per chi non conoscesse Wobbuffet, Wobbuffet è stato bannato dal competitivo di Pokémon di terza gen, e anche di quarta se non sbaglio. Potrei sbagliarmi sulla quarta, ma sulla terza gen ne sono sicuro al 90% sempre. Perché se mandavate due Wobbuffet era impossibile vincere, era uno stall continuo, una lotta infinita. Perché Wobbuffet non impara nessuna mossa di attacco se non Contatore, che non è mossa di attacco, e Specchio Velo. In pratica è una spugna per tutti quanti gli attacchi fisici e speciali, per poi rimandarli indietro con il doppio della potenza. È forte. State attenti ai Wobbuffet selvatici. Detto ciò, ve lo sconsiglio altamente se ne volete catturare uno per la squadra, perché ripeto, non è così buono, almeno non per un team d'avventura. Ti prego non essere Wobbuffet. Ed è un Electrode, ok, perfetto. Gli Electrode li posso gestire, ricordo. Ma Wobbuffet, no. A quanto pare però no, lo stesso. Esplosione, non importa. Abbiamo comunque pochi revitalizzanti, ma vi servono, ok?
il Pokémon che cattureremo oggi, che ovviamente è il titolo di questo episodio, è difficile da catturare. Perché? Perché ha ripresa. Allora, quanti revitalizzanti ho? Non ne ho usati troppi durante la Lega Pokémon, quindi dovrei stare a posto. Oh mio Dio. Allora, dov'è il Latemumu? Dov'è? Dov'è? Ok. Inoltre, ha Comete! Quindi manco a dire che posso usare Focalore per scudarmi un po' dagli attacchi. No! Ha Comete! Comunque, questa è la strada giusta. Se non sbaglio, non bisogna andare qua. Però qua ci sono strumenti e quindi prendiamo gli strumenti. Allora, spaccaroccia, vai. Tutte quante le strade che non conducono a strumenti dovrebbero essere strade bloccate, esatto. Per esempio, lì non c'è nulla. Quindi attenzione. Però questa dovrebbe essere una strada che conduce a uno strumento e invece no. Va bene, non importa, è finito il repellente, ma... Senti, già sono un po' in ansia per questo Pokémon. Non tanto perché è complessissimo da catturare, però... A ripresa, l'ho già detto. Ripresa psichico salvaguardia comete, se non sbaglio, il moveset. Ciò vuol dire che se è più veloce e se usa salvaguardia, devo aspettare 5 turni prima di poterlo paralizzare. Ed è una cosa che vorrei non fare per niente. Infatti, ve l'ho già detto, prima della cattura salvo e poi faccio tutto quanto il resto. Allora, Ciccio, è vero che si trova Ditto qua. E forse c'è un motivo per cui c'è Ditto qua, perché magari è un clone fallito di Mew? Boh, non lo so. È una delle varie teorie che circondano appunto la grotta celeste. Io vorrei davvero tanto finire questo puzzle, che non è un puzzle. Vorrei fuggire, però. Fammi fare fuga! Ok. Arrivare davanti a quel Pokémon, che ripeto, già sapete dal titolo chi è, ovviamente. Però... Per favore, fatemici arrivare. Già non è facile arrivarci per tutti i Pokémon selvatici che ci sono qua. Oh, perfetto. Un altro Wobbuffet? Fosse di livello 59? Però ovviamente no. Morso è speciale, giusto? Quindi non deve usare specchio velo. Va bene. Potrebbe usare contatore. Una possibilità su 4 e usa salvaguardia. Perfetto. Mi sa che comincia sempre con salvaguardia allora. Non importa, morso, addio Wobbuffet. Non è che per caso mi dai abbastanza punti esperienza ad arrivare al 59, vero? Assolutamente no. Ok, ora non corro neanche, cammino piano piano. Ho sbagliato strada? No, siamo già stati qua? Oppure la strada è sbagliata? Ok, perfetto, strada sbagliata, yeah! Mi sono perso allora. Dov'è che devo andare? Dov'è che devo andare? Dov'è che devo andare? Allora, giusto. Era giusta la strada di prima, se non sbaglio. Ho preso la scala giusta, vero? Se non l'ho presa faccio un taglio, ovviamente. Però, sì, stiamo attenti. Allora, potrebbe essere... Ah, ok, sì. Scusatemi davvero tanto. È questa la strada giusta. Perché mi ricordo che bisogna tipo fare un giro molto lungo. E magari non incontrare anche nessun Pokémon selvatico sarebbe la cosa migliore del mondo. Ok, perfetto. Poi, questo è il passaggio dell'ultimo sotterraneo. Siamo quasi arrivati. Mi sa che l'abbiamo intravisto? Il Pokémon che cattureremo oggi? Ti ripeto, oh mio Dio, chissà chi è. È ovviamente Mewtwo, cioè non è che devo... fuga, please. Ok. Vorrei andare da Mewtwo senza dover usare troppi repellenti max. E senza usare revitalizzanti. Non troppi almeno. Ne abbiamo quanti? 4 più 23. Ok, perfetto. Quindi ne abbiamo 27. Altri strumenti... Menti da prendere, qui non farò nessun taglio, sono dei comunissimi Ditto che potrei saltare pure fosse di livello 59, ma non voglio sprecare nessuna caramella rara, quindi sto a posto. Allora, revitalizzante, grazie, grazie, 28 possibilità, almeno per paralizzarlo e indebolirlo, poi boh. Allora, quest'altra Pokéball contiene una Ultra Ball, proprio quella userò io, non userò, no, la Master Ball no. Non useremo per niente le Timer Ball noi dopo 40 turni. Comunque, eccoci arrivati. E quindi, affrontiamo lui. Ma prima salvo. Appare Mewtwo selvatico di livello 70 con le mosse psichico, oh mio Dio, quel coso spacca i pianeti, comete, salvaguardia e ripresa.
Fortunatamente siamo più veloci di lui. Mio Dio. Quindi salvaguardia? Non me ne frega assolutamente niente. Andiamo con fulmine. Questo coso è forte. Era il Pokémon più forte del gioco su Pokémon rosso, blu, giallo. E molto probabilmente è il Pokémon più forte di questo gioco, se non la sfida più complessa per quanto riguarda le catture di Pokémon. Almeno, ripeto, in questo gioco. Allora, andiamo con Onda Shock perché non voglio rischiare assolutamente nulla. Io devo catturare questo coso. Piano piano ce la farò. E usa comete. Nonostante sia un attaccante speciale, guardate il danno che ci ha fatto con comete. Allora, cominciamo subito. Neanche provo a giocare un po' con le Pokéball. Anzi no, Mega Ball, perché voglio trollare. Però useremo tutte le Ultra Ball che abbiamo, se è necessario. Mewtwo è difficile da catturare. Inoltre, quella mossa, psichico, spacca i pianeti. Se avete un Pokémon di tipo buio, preferibilmente se vi fate passare un Sableye da Pokémon Zaffiro o Rubino, questa cattura non è così complessa. Ma non deve cominciare a usare ripresa. Se comincia, non finisce più. Anche io ho ripresa, quindi bene o male sto a posto. Uno! Ok. Però dobbiamo andare avanti. Io non farò quello che ho fatto su Pokémon giallo. Quindi, con tutta la calma di questo mondo, adesso abbiamo anche delle Timer Ball, lanciamo tutto quello che possiamo contro questa sottospecie di alieno barra scimmia evoluta che usa poteri psichici. E potrei chiamarlo, come si chiama? Grodd, con due D, perché ho detto che è una scimmia. No, non lo farò mai, è un qualcosa di molto brutto chiamare un Mewtwo Grodd. Ma non importa, pure con due O. Non ricordo come si scrive, ho visto tempo fa Flash. The Flash. Ultra Ball. Perché non esistono ancora le Scuro Ball? Usa comete. Allora, il fatto che non stia usando ripresa è una cosa buonissima per me. Troppo buona per me. Ultra Ball. Ok, allora, l'ho detto con i tuoi amici leggendari. Intanto curiamoci un po'. Per questo è buono avere uno Starmie, perché si cura da solo. Però non è che perché... Eccolo qua. Benissimo, cominciamo davvero molto bene. Ripresa. Quanti ne ha? Dovrebbe averne solamente 10. Il punto è che non li... Ah no, ne ha 20. Ah, bene. Il punto è che non li sta usando. Sto usando geloraggio perché non so quanto potrei fare con Surf. Quindi quanto faccio con geloraggio? Poco. Meglio non usare Surf adesso. Prima forse andava bene, adesso no. Non è che per caso puoi usare un'altra volta ripresa? Mi faresti molto piacere. Ok, a quanto pare no. Reggo comete almeno un altro, sì, ok. Andiamo con, non la Master Ball, le Timer Ball. Siamo comunque un po' in anticipo. Dovrei aspettare ancora un'altra decina di turni, ma tentar non nuoce uno e fuori. Ok, non importa, non importa. Finalmente è rimasto paralizzato. Ho questa cosa contro i Pokémon leggendari. Ogni volta che provo a catturare un Pokémon leggendario paralizzandolo, quasi mai resta paralizzato. Ok, psichico, lo reggo? Sarebbe l'ideale, sono in parte psico, dai, è stab però, quindi mi distrugge completamente. Va bene, va bene. Ovviamente uso altri Pokémon, Usiamo Zerclea, ok? Dai, Zerclea. Allora, non è che per caso... No, non posso fare nulla. Abbiamo anche Nuto Onda, potevo usarlo prima. Alterniamo Ultra Ball e Timer Ball? Perché no, dai. Sempre per sprecare turni, tra virgolette. Allora... Ah, non vi ho detto di che tipo è, ma sembra ovvia come cosa. È di tipo psico. Cade la salvaguardia, ok. Allora, mi piacerebbe davvero tanto vedere ripresa tante volte usata di seguito. Così la sprechi, così possiamo andare avanti, così posso catturarti. Grr, per un pelo lo dico io. E basta così. Allora, andiamo con... Forse Searan potrebbe usare aereo assalto. Se mi manda KO Zerclea senza curarsi, useremo Searan. Però vai, Ultra Ball ancora. Va bene, non vuole neanche dondolare un po'. E adesso, eccolo qua, me l'aspettavo proprio in ripresa. È sì stab, Dragartigli, ma ha così tanti punti vita. È tipo, come che si chiama, l'avvocato del diavolo, si dice. Comunque andiamo con Dragartigli, per dire cascata. Quanto faccio con Dragartigli?
non gli ho fatto nulla. Che cosa brutta. Dragartigli ancora. Non è neanche un cattivo difensore speciale, manco a dire. Oh, ok, ok, ok. E ha meno punti vita di prima? Quello era un brutto colpo, ok, mi sembrava. Ok, andiamo stavolta di Timer Ball. Mi sa che siamo arrivati al punto in cui le Timer Ball diventano, anche se di poco, più efficaci delle Ultra Ball. Anche se a quanto pare Mewtwo non vuole restarci nelle Timer Ball, ma, ripeto, non userò la Master Ball. Non posso usare la Master Ball. Vai, Timer Ball, fate finta che non ce l'ho. Devo fare finta io che non ce l'ho. Salvaguardia, ok. Va bene che salvaguardia lo può usare tipo una trentina di volte, mi sembra. Però dai, Timer Ball ancora. Uno, due, da. Sarà così tutto quanto l'episodio, neanche devo... Allora, mi spieghi Mewtwo perché tu usi salvaguardia prima che finisca salvaguardia? Ho capito che la tua intelligenza artificiale non è così brillante, anche se il tuo quoziente intellettivo suppongo sia estremamente alto. Però, dai. Allora, ancora Timer Ball, arriviamo a 34. Poi da lì in poi, per forza, devo catturarlo. Ovviamente, neanche devo dirvelo, Mewtwo, così come gli uccelli leggendari, ha lo stesso catch rate, ossia 3 su 255, quindi è uno dei Pokémon più difficili da catturare. Oh! Ok, perfetto, fine, abbiamo preso Mewtwo. Non mi interessa la natura per niente. Il Pokémon genetico. Il codice genetico di questo Pokémon è stato ripetutamente ricombinato a scopo di ricerca. Ciò l'ha reso malvagio. Abbiamo preso Mewtwo. No, nessun soprannome. Mewtwo non merita nessun soprannome. Perché? Perché no. Strumento? No, ok, perfetto. Abbiamo finito, fuggiamo da sto posto. Perché non voglio stare più qui. Abbiamo catturato Mewtwo al primo colpo, aggiungerei. Dov'è? Dov'è Fune di Fuga? Ne ho 3. Usala subito. Fuggi da sto posto. E tanto perché possiamo affrontare quell'allenatrice, la affrontiamo. Ma solamente perché voglio demolire qualcuno. Quindi, vai. Sono qui per cercare Pokémon simili a funghi. Sai, credo che Paras sia un po' più a sinistra del posto in cui stai tu adesso. Ma non importa. A quanto pare ne hai già un paio. E sì, ha un Paras al 31. Già. Sarei dovuto tornare qui tipo molto tempo fa. È possibile arrivare in questo punto dopo aver preso Surf? Il problema è che non serve tornare qui dopo aver preso Surf. Perché, vi spiego, se avete un Pokémon volante, vi basta sconfiggere Eltisurge, avere taglio, andare a sinistra di Azzurropoli e volare un'altra volta al Monte Luna. Quindi questa tizia qua l'ho saltata perché non serve affrontarla. Per niente proprio. Parasect? È vero che ha un Parasect? Però, ciao. Ok. Allora, andiamo a vedere un po' come è fatto Mewtwo. Nota bene, ovviamente non andrò... Non è che non andrò, non metterò Mewtwo nel mio team. Però, se voi non avete nessuno scrupolo... è brutto detto così perché sembra che vi sto insultando, lo so. Però, se volete, oppure se avete già una squadra con dei leggendari dentro, per quello prima vi ho consigliato, prima intendo ieri, o forse prima proprio, Zapdos, mettete Mewtwo in squadra. Oh sì, esce già con Psichico, impara Fulmine, credo, impara Palla Ombra, che è fisica in questa gen, impara Geloraggio. È una belva assoluta. Quindi, curiamo subito i nostri Pokémon. Potrei in realtà andare a cercare il Pokémon vagante in questo episodio, perché ci ho messo molto poco tempo. No, non lo farò. Allora, vediamo un po' qui. Accendiamo il PC e... Cilibill, sposta Pokémon. Ecco qui, Mewtwo. Livello 70 di natura fiacca. È neutro pure lui! Aspetta, 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 aspetta. Vuoi dirmi che... Tra tutte e 5, sono 5? Aspetta, 6? Credo siano 6. Con tutte e 6 le nature neutre, o 5, insomma, tra tutte le nature neutre, abbiamo catturato tutti i Pokémon leggendari che abbiamo. Tutti con natura neutra. Perché Fiacca... Ah no, aspetta, Fiacca non è neutra. Fiacca è neutra? Controllo un attimo. Allora, controlliamo un attimo. Natura ardita, docile, seria... Ritrosa e
furba e basta. Quindi sì, fiacca non è neutra, non importa. Cosa fa la natura fiacca? Aumenta la difesa al posto della difesa speciale. Non che sia un grosso problema, perché Mewtwo attacca. Guardate quell'attacco speciale. E da 0 IVS, non IVS, EVS. Oh sì. Comete ripresa salvaguardia psichico. Ve l'ho detto prima, prendete le Timer Ball. È molto più facile catturare i Pokémon leggendari una volta sbloccate le Timer Ball. Quindi, io adesso vi saluto e nella prossima parte di Pokémon Rosso Fuoco al 90% andremo a riaffrontare la Lega Pokémon. E mi sembra di aver visto che il Pokémon più forte di Lorelei è al 66, quindi io potrei allenarmi fino al 65? Boh, vedrò. See you next time, baby!